Umili davanti a Dio e miti con gli uomini. Così è stato Gesù. Lui ci ha dato questo insegnamento. Vero, lui era vero Dio, ma era anche vero uomo. Ed era umile davanti al Padre, davanti a Dio. E mite con gli uomini. Soprattutto nel momento della passione risalta questa sua mitezza. Non rispondeva male per male. Benediceva coloro che lo stavano crocifiggendo. Ma ahimè, quanto è difficile questo cammino di umiltà e di mitezza, di povertà. Facciamo l'esperienza giorno dopo giorno di quanto è difficile la fatica, ma il Signore oggi ci dice proprio: abbiate fiducia, camminate con me e vedrete i buoni frutti. Non lasciamo che ci scoraggiamo di fronte agli insuccessi, di fronte a quello che potrebbero essere i nemici, gli oppositori della fede, del Vangelo. Ma andiamo continuamente da Gesù. Anche per noi dunque oggi la strada è quella: farci piccoli e umili e camminare verso colui che ci vuole salvare, ci vuole aiutare, amare, liberare.